Super novità 2023 per noi amanti della pesca al luccio, il nuovo Blaster Shad. Mi sono messo apposta questa felpa con le iniziali di quest'esca perché è la novità che tutti stavamo aspettando. La nuova misura di Blaster da 20 cm, il 200, è la size numero 3. Già conosciamo molto bene, abbiamo fatto un sacco di catture con la misura numero 2 e con la misura numero 1 quando i lucci sono super mega spooky e difficili da catturare, ma tutti noi aspettavamo la misura più indicata per la pesca del luccio, quella da 20 cm, il Blaster Shad 200. Le colorazioni sono le solite 4, Peaky Khaki, Sexy Bream, Fire Tiger e White Coco. La più grande differenza che c'è tra questa nuova versione e le versioni precedenti è che questa, essendo più grande, è dotata di ben due ancorette. L'armatura è ben fissata come le altre misure al corpo grazie a queste due mollettine che permettono all'ancoretta di essere adiacente al corpo durante la fase di nuoto, ma permette all'armatura di sganciarsi nel momento in cui feriamo il pesce per non distruggere l'esca. Questo permette di non rompere l'esca ed evitare il rischio di slamare il pesce perché le ancorette sono dotate di una girella che permette la massima rotazione. Il paddle rovesciato, prerogativa di moltissime esche fish ed in particolare del Blaster Shad, permette a questo shad un movimento praticamente con tutti i tipi di recupero, a bassissime velocità, proprio velocità lentissime quando i pesci sono poco attivi o apatici. Si muove benissimo e spadella a grandissime velocità e perché no lo possiamo utilizzare nel migliore dei modi anche quando peschiamo a sali e scendi con dei recuperi a dente di sega. Se avete acquistato diverse teste delle misure precedenti e vi sono rimaste senza i corpi, perché i corpi magari si sono deteriorati con il tempo, non preoccupatevi perché la testa è la medesima delle misure precedenti. Quindi potete recuperare tutte le teste e utilizzarle per il Blaster Shad 200. Il sistema di variazione del peso dell'esca è il medesimo delle misure precedenti, quindi dalla testa sfiliamo l'armatura e inseriamo i pesi. Quando viene venduta l'esca, viene venduta con due pesi in zinco più due distanziali in plastica. Tutto questo pesa circa 6 grammi e l'esca, quando è venduta in configurazione standard, ha 80 grammi di peso. Se noi vogliamo però, amanti della pesca al luccio, cosa possiamo fare? Acquistiamo i pesi in tungsteno da 7,5 grammi l'uno e li inseriamo nella testa caricandola completamente e doniamo al peso dell'esca complessivo ben 24 grammi in più. Questi 24 grammi ci permettono di lanciare più lontano, di pescare in zone più profonde e zone che hanno corrente per mantenere l'esca in assetto perfetto. Mi raccomando, comprate questi pesetti in tungsteno perché sono una figata e rendono il Blaster Shad 200 un'esca da più di 100 grammi e questo è fondamentale. Se invece dovete pescare in acque bassissime in un viaggio di pesca all'estero oppure perché no in Italia in determinati spot, potete giocare con i distanziali in plastica per renderla il più leggero possibile oppure con i pesi in zinco per renderla leggermente piombata. Questo a vostro piacimento. Potete sbizzarrirvi con tantissime configurazioni. Ricordatevi sempre una cosa, di mettere però i piombi più pesanti, in zinco oppure questi qua in tungsteno, nella parte bassa della testa, perché così la tenete bene in assetto. Potete anche utilizzare tutti i distanziali in plastica per le acque bassissime, ma se aggiungete del piombo ricordatevi di metterlo nella parte inferiore. Che dire, il Blaster Shad 200 è tutto quello di cui avevo bisogno in questo momento, è tutto quello che noi amanti della pesca al luccio e voi amanti della pesca al luccio stavate aspettando, adesso è realtà, lo abbiamo nelle colorazioni che abbiamo già apprezzato e che amiamo, le colorazioni standard, quelle che ci permettono di pescare in tutte le tipologie di acque e condizioni di luce, e adesso basta solo prendere il moschettone, inserirlo, mi raccomando, con un bel cavo che non permette al luccio di tagliare e buon divertimento per una primavera, si spera, ricca di catture.